Vittoria di Platino dell'Avezzano che in rimonta batte un ostico Campobasso che deve fare mea culpa per l'intera posta lasciata interamente ai marsicani, bravi e lucidi a non scomporsi davanti a un avversario di caratura superiore. Il match incomincia con il classico equilibrio tra le due compagini, con l'Avezzano che prova a legittimare il proprio campo, mentre il Campobasso Spavaldo cerca di far vedere la sua caratura offensiva. Caratura offensiva che si concretizza al 21esimo. Dopo un calcio di punizione di Maldonado, i rossoblù conquistano un prezioso corner. Dalla bandierina mischia in area di rigore con la zampata Bonchelet che rompe gli equilibri. I biancoverdi vogliono impattare subito la contesa, ma i molisani quando attaccano fanno paura. I marsicani d'orgoglio alzano i giri del motore. Costa Ferreira incrocia, Esposito risponde da campione deviando in corner. Poco male perché dalla battuta il neoentrato Filippini al posto dell'infortunato Ferrani depinge un arcobaleno che Senesi deposita in fondo al sacco per l'1-1. I lupi molisani non ci stanno. Ricamato prende la mira, Cultraro si rifugia in angolo. Nella ripresa i biancoverdi rientrano con il giusto piglio, Senesi in corna, pallone disinnescato dalla difesa avversaria. Sui traversoni e sul gioco aereo l'Avezzano crea i pericoli maggiori. Questa volta è Marzuillo a trovare i guantoni del classe 2005 Esposito. Il Campobasso Sornione non dorme. Sul pallone vagante Lombari arroventa una conclusione velenosa di poco sul fondo. Come detto, l'11 dello squalificato Ferrazzoli nel gioco aereo è letale. Al 25esimo forte si vita e riesce a bucare la retroguardia avversaria con un calciatore rossoblù a terra. Ancora la formazione di Pergolizzi vuole quantomeno il pareggio. Il neoentrato Tordella si avventa sul pallone vagante ma viene contrato in angolo. Il Campobasso ci prova con tutte le sue forze. Su un'azione insistita Abreu ha una chance più che ghiotta ma cestina calciando alto. Nell'occasione vibranti proteste ospiti per un possibile tocco di mano locale in area. Nel finale contropiede al vetriolo dell'Avezzano mandato alle ortiche in quanto il pallone trova Montecolle in posizione irregolare. Dalla parte opposta a Corvino cestina il gol del pareggio. Non succede più nulla, vittoria di Platino per i marsicani, KO che deve far riflettere per i lupi rossoblù.